Noi non stiamo cercando di applicare una rivoluzione a metà, ma stiamo cercando di applicare una rivoluzione completa. Abbiamo un po' analizzato i dati che sono stati pubblicati, l'avete visti anche voi. Ci sono 40 tra dirigenti e giornalisti che hanno stipendi superiori ai 240.000 euro. La nostra proposta di legge contiene il piano trasparenza, trasformato poi come emendamento al Senato nel luglio 2015, approvato dalla Camera del Senato, appunto. Succede poi che questa proposta di legge va alla Camera, dove noi presentiamo un emendamento a mia prima firma, questo, il 2.179, che dice semplicemente che non si deve sforare, i dirigenti e i manager RAI non devono sforare il tetto di 240.000 euro. Emendamento bocciato dal Partito Democratico. A questo si è aggiunto anche il canone in bolletta, che è diventata una forma di vessazione nei confronti dei cittadini, dove funziona al contrario, cioè il cittadino che è costretto a dover dichiarare che non, il non possesso della televisione, cioè una follia, un'assurdità. O si cambia definitivamente tutto o questo paese non cambia, ed è sotto gli occhi di tutti che già sta cambiando, perché se no non saremmo qui a parlare dell'applicazione della trasparenza in RAI voluta dal Movimento 5 Stelle. Quindi, con tanti problemi che oggi abbiamo, però vediamo che la direzione è quella giusta, perché i risultati ci danno ragione giorno per giorno, e questo è frutto di un lavoro fatto con grande umiltà e decisione. Il Movimento 5 Stelle ha una mozione molto articolata che affronta tutti i problemi di politica estera e chiede che il Parlamento, quindi in questo caso la Boldrini, la Presidente Boldrini e il Presidente Grasso, si impegnino a calendarizzare queste proposte al più presto, perché il terrorismo non va in vacanza, e ce lo dimostra anche oggi l'ennesimo attentato in Francia. È stucchevole pensare che si possa rinviare il dibattito a settembre perché non c'è spazio in calendario, quando probabilmente questo mercoledì il Parlamento chiuderà sia alla Camera che al Senato per i lavori, e quindi giovedì e venerdì saremo tutti in vacanza. E intanto in tutta Europa continuano gli attacchi terroristici. Il terrorismo non va in vacanza, però non si può rimandare la discussione all'interno del Parlamento, appunto, a settembre. Ci rendiamo conto ogni settimana che il problema del terrorismo è soprattutto interno, cioè sono in Europa, per cui l'unico modo per sconfiggerlo è una collaborazione senza precedenti da forze di intelligence dei paesi NATO, dei paesi UE e della Federazione Russa. Chiediamo che prima di venirci a raccontare falsità sulle strategie per arginare terrorismo e guerra in Medio Oriente, l'Italia smetta di vendere armi ai paesi che sono o in conflitto o legati in qualche modo con ISIS e con i terroristi medio orientali. Per il Movimento 5 Stelle occorre anche tornare dall'Afghanistan e impiegare tutte quelle risorse, soprattutto economiche, che stiamo buttando via in Afghanistan da anni nel territorio interno. Avete fatto un conto complessivo? Quanto si risparmia se il disegno di legge viene approvato così come l'avete presentato oggi? Se lei tiene insieme il disegno di legge costituzionale e il superamento delle province, noi abbiamo il risparmio di 1 miliardo di euro. Nell'autunno del 2014 abbiamo fatto in Commissione Affari Costituzionali una richiesta alla Ragioneria dello Stato di quantificarci effettivamente, esattamente, risparmi, e la risposta è stata sconcertante. Questo è il documento che la Ragioneria dello Stato ci ha fornito. Il taglio dei senatori, la riduzione da 315 a 100 senatori, porta a un risparmio di 49 milioni. Il taglio delle province non ha alcun tipo di risparmio, innanzitutto perché non riguarda la riforma costituzionale e poi perché è in corso questa finta abolizione delle province, della stessa Ragioneria dello Stato ad affermare che non è possibile quantificare alcun risparmio per il taglio finto delle province. Per il taglio del CNEL il risparmio è di 8,7 milioni, il totale fa circa 58 milioni di euro. Noi abbiamo il risparmio di 1 miliardo di euro. Abbiamo appena incontrato il Presidente Grasso e gli abbiamo chiesto di fare in modo che venga calendarizzata immediatamente la richiesta di arresto, quindi la relazione della Giunta per le Immunità, per l'arresto del senatore Caridi. Stefano Caridi è in politica dal 1997, è stato consigliere comunale a Reggio Calabria, assessore alle attività produttive in regione, ha ricoperto tantissimi incarichi e oggi senatore della Repubblica. Quest'uomo non può continuare a rimanere all'interno del Senato mentre pende su di lui una richiesta di mandato d'arresto per mafia. Io chiedo che ci sia una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di poter votare sulla richiesta di arresto fatta dalla Procura già mercoledì mattina. Passiamo alla richiesta del senatore Lucidi riguardante il senatore Caridi. Il
Il Senato non approva. Per noi è intollerabile che un senatore, appunto, che è probabilmente, secondo la Procura Antimafia, un dirigente della cupola segreta riservata dell''Ndrangheta, possa fare le vacanze tranquille a 14.000 euro al mese, nonostante appunto su di lui penda una richiesta di arresto. Importante successo del Movimento 5 Stelle è stata ieri l'approvazione della nostra mozione sulla riforma della governance farmaceutica, una mozione che è stata approvata all'unanimità in Parlamento. Perché è importante questa mozione del Movimento 5 Stelle? Perché interviene su una voce di spesa molto grande, stiamo parlando di 30 miliardi di euro l'anno, di cui il 75% di soldi pubblici e gli altri privati, ma sempre quindi a carico di tutti questi, di tutti i cittadini che contribuiscono a questa spesa. Da quando siamo entrati in Parlamento hanno sempre sostenuto quelli della maggioranza che il servizio sanitario pubblico non è sostenibile. Ebbene, crediamo che sia una grandissima falsità, perché la sostenibilità del servizio sanitario pubblico è una scelta politica e tutti noi oggi contribuiamo con le nostre tasse a mantenere viva la sanità pubblica. Tutta una serie di misure che se fossimo stati al governo avremmo già attuato come Movimento 5 Stelle, proprio perché crediamo che il servizio sanitario pubblico invece sia sostenibile, ma naturalmente chi diciamo contribuisce maggiormente alla spesa in questo paese, che sono proprio le case farmaceutiche, è giusto che anche loro contribuiscano alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Quindi adesso la palla passa al governo e vedremo quanto il governo sarà disposto a seguire le indicazioni che un Parlamento all'unanimità gli ha detto di seguire dietro la spinta del Movimento 5 Stelle. Sì, allora noi voteremo contro questo decreto. Il primo motivo è il seguente: nel tempo che io parlerò, l'Ilva avrà bruciato 17.000 euro e qualche spicciolo, l'equivalente dello stipendio di solidarietà di un operaio dell'Ilva. La follia di questo progetto chiamato Ilva di Taranto risiede in questi numeri. Considerando solo i quartieri di Tamburi e di Borgo, che sono più vicini allo stabilimento, abbiamo 637 morti, 91 morti all'anno, 4.536 ricoveri, 648 all'anno. Di questo parliamo quando parliamo di Ilva. Quindi l'Ilva non ha risolto e non risolverà mai i problemi occupazionali di quella zona. Quindi è ora di voltare pagina, basta con il passato. La strada da percorrere è una e una soltanto: abbandonare un risanamento impossibile per intraprendere nuove occasioni di sviluppo che puntino a un sistema industriale innovativo e diffuso, alla valorizzazione della filiera agroalimentare e turistica, all'implementazione dei trasporti e della logistica. La cambierebbe se la cambierei, certamente. Sì, però mi scusi, però la cambierei, perché questa legge, con il suo meccanismo in cui c'è anche il ballottaggio, non ha tenuto conto del fatto che il fenomeno del Movimento 5 Stelle non è un fenomeno transitorio che sarebbe finito con tutte le gente che loro espellevano. Come dire, dare gratuitamente la possibilità ad un movimento che secondo me ha una fortissima cultura dell'opposizione, ma non ha nessuna cultura di governo, malgrado i suoi viaggi all'estero di questi giorni, secondo me è un rischio c'è un rischio se vengono le 5 Stelle. È un rischio che non possiamo correre. Però queste persone stanno palesando il loro spirito profondamente antidemocratico. Per loro le leggi elettorali non vanno fatte in base alle richieste, alla giustezza delle stesse, appunto, nei confronti dei cittadini. No, si devono fare in base ai sondaggi. Se c'è un sondaggio su, occorre fare una legge. Se stanno giù, occorre farne un'altra. Sappiate che questi soggetti che cambiano le leggi elettorali soltanto per contrastare una forza politica, quindi facendo un atto veramente illiberale, questi sono gli stessi soggetti che stanno riformando la Costituzione. I cittadini ci hanno dato fiducia in due grandi città come Roma e Torino e in tante altre, anche grazie ai risultati che abbiamo ottenuto nei comuni che amministriamo da più tempo. È dalle città che stiamo realizzando i 20 punti del nostro programma per uscire dal buio del 2013. Quei punti che Beppe ha portato in tutta Italia girando con un camper durante il memorabile Tsunami Tour. Stiamo facendo quello che abbiamo detto e dobbiamo esserne orgogliosi. Italia 5 Stelle a Palermo il 24 e il 25 settembre sarà il momento in cui ci ritroveremo tutti insieme, ognuno con il suo palloncino, per incontrarci, condividere idee ed esperienze, ma anche e soprattutto per preparare insieme il nostro programma di governo. Come sapete, il Movimento 5 Stelle non utilizza fondi pubblici e per questo vi chiediamo una piccola donazione. Ci vanno i piccioli. Noi non stiamo cercando di applicare una rivoluzione a metà, ma stiamo cercando di applicare una rivoluzione completa.
abbiamo un po' analizzato i dati che sono stati pubblicati, l'avete visti anche voi, ci sono 40 tra dirigenti e giornalisti.